Riparte dalla Maremma la marcia del Pescara che espugna il campo del Grosseto con il risultato di 2-1 con merito dopo una gara condotta per 80 minuti e fino al gol locale che ha costretto poi alla sofferenza finale gli abruzzesi. Auteri salva la panchina, ma ora bisognerà provare a vincere anche le prossime gare prima della sosta per risalire la china. Delfino in campo con il 3-4-3. In difesa si rivede Glianes, a centrocampo Giambò tra i migliori al posto di Memushai che non è al meglio e va in panchina, mentre in attacco la novità è Clemenza, autore di un gran gol. La squadra di Magrini, reduce dal successo di Siena, si schiera con il 3-5-2. In Maremma sole con 1500 spettatori sugli spalti, fra cui un centinaio di tifosi pescaresi. Allo Zecchini si parte su ritmi blandi con il Pescara pericoloso al 13esimo con il lancio di Rasi in area per Clemenza che da posizione angolata mette alto, e il Delfino a fare la gara con i locali guardinghi. Al 28esimo occasionissima per Dursi che si ritrova davanti a Barosi che riesce però a respingere. Al terzo tentativo il Pescara al 31esimo passa con Ferrari che dopo una corta respinta della difesa biancorossa insacca alle spalle del portiere di casa. Gran parte del merito va a Rasi che con il suo cross costringe all'errore la difesa maremmana. Per l'ex Comasco è il settimo sigillo stagionale. Il Delfino non si accontenta dopo il gol del vantaggio e al 37esimo arriva ad un passo dal raddoppio, ma la bella conclusione di Dursi vede il pallone stamparsi sul palo con il portiere maremmano battuto. Pescara padrone del campo con i locali in difficoltà e che al 44esimo subiscono il raddoppio ad opera di Luca Clemenza che con uno dei suoi colpi e con un eurogol da antologia permette alla sua squadra di rientrare negli spogliatoi sul doppio vantaggio. Nella ripresa Grosseto che passa al 4-3-1-2 con gli ingressi in campo di Cretella e Boccardi per Salvi e Arras. All'11esimo Pescara che trova il tris con Ferrari, ma c'è l'annullamento di Bonacina di Bergamo per fuorigioco del bomber pescarese che non sembra però evidentissimo. Più volitiva nella ripresa la squadra di Magrini, ma Sorrentino non rischia nulla. Evidente appare allo Zecchini la differenza di valori tecnici tra le due formazioni. Con il minimo sforzo la squadra ospite controlla la partita, anche se al 23esimo c'è però la prima parata di Sorrentino su conclusione ravvicinata di Moscati. Al 26esimo primo cambio abruzzese con De Marchi che prende il posto di Ferrari. Al 35esimo si rivede il Grosseto ancora con Moscati, ma Sorrentino dice no anche in questa circostanza. Gara godibile nonostante tutto con i biancazzurri pericolosi al 37esimo con una conclusione di poco alta di De Marchi su cross di Zappella. Tutto questo un attimo prima della rete maremmana di Cretella che con un tiro angolato supera il portiere del Pescara, riaprendo la gara che vive il pathos finale che nessuno si aspettava, con i padroni di casa che ora attaccano anche se in maniera confusa in un match improvvisamente di nuovo vivo, ma che il Pescara porta a casa dopo 4 minuti di recupero con merito, tornando alla vittoria esterna dopo 2 mesi e mezzo. Domenica prossima allo Stadio Adriatico bisognerà però vincere anche con la Pistoiese.